Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare il modulo BetFPV Super G e le riceventi BetFPV Super D. Prima di iniziare però facciamo un veloce unboxing. All'interno della confezione troviamo il modulo Super G, che delle volte viene chiamato anche Gemini, due antenne lineari, un cavo USB-C e un cavo di alimentazione ausiliaria. Inoltre troviamo un manuale di istruzioni, un adattatore per usare il modulo su slot JR e un sistema per usare il modulo su radio che non dispongano di alloggio JR. L'adattatore JR è di ottima fattura e naturalmente compatibile con tutti i moduli Lite presenti in commercio. Per questo motivo, se vi dovesse servire solo l'adattatore, è possibile acquistarlo anche a parte. Molto bene, come vedete una volta montato il Super G non è poi molto diverso da qualsiasi altro modulo full presente in commercio. Ritornando al nostro modulo, possiamo notare come il case sia completamente in alluminio. Questo aiuta la dissipazione del calore in aggiunta alla ventolina che troviamo al centro. Passiamo ora alle specifiche. Ciò che rende estremamente interessante questo Super G è quello di essere un modulo Express LRS 2.4 GHz True Diversity. Questo significa che al suo interno ci sono due moduli indipendenti che lavorano contemporaneamente, in modo da offrire un segnale che sia il più possibile stabile e immune dalle interferenze esterne. Entrambi i moduli hanno una potenza massima di 1 W, che può essere scalata a valori più bassi come 25, 50, 100, 250 o 500 mW. Per quanto riguarda il packet rate, possiamo scegliere tra quelli standard di 50, 100, 150, 250, 333 e 500 Hz. Inoltre abbiamo a disposizione il packet rate racing di 250, di 500, F500 e F1000. Il modulo può essere alimentato da 7 a 13 V, sia per quanto riguarda l'alimentazione interna della radio, sia per quanto riguarda l'alimentazione esterna tramite connettore XT30. Passiamo ora all'aggiornamento del modulo. Questa fase è importante perché ci permetterà di caricare l'ultimo firmware disponibile e impostare la nostra password per il bind. Per aggiornare il modulo lo colleghiamo al PC con un cavo USB. Iniziamo scaricando il configuratore che troviamo su questa pagina GitHub, vi lascio il link in descrizione. Io Windows, quindi scarico questo file. Dopo aver installato e avviato il configuratore ci troviamo davanti a questa schermata. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category scegliamo BetFPV 2.4 GHz. In Device scegliamo BetFPV Super G 2.4 GHz Gemini TX. Come metodo per il flash io di solito faccio UART, ma se preferite è possibile usare Wi-Fi. Se volete maggiori info sui metodi per aggiornare moduli e riceventi Express LRS, trovate la mia playlist linkata in descrizione. Se non avete ancora scaricato il Lua Script, cliccate qui. Questo file ci servirà per configurare il modulo nella radio. Più avanti vedremo anche come fare. Qui possiamo lasciare tutte le impostazioni predefinite. L'unica cosa da inserire è la password per il bind, che vi ricordo deve essere la stessa anche sulla ricevente. Come sempre non c'è bisogno di mettere nulla di troppo complicato. Usate giusto qualcosa di facile da ricordare. Per finire clicchiamo su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. Diamo ora uno sguardo alla ricevente. All'interno della confezione troviamo il manuale, la Super D, due termorestringenti e i cavetti per il collegamento. Ci sono anche dei pin, ma vi sconsiglio di utilizzarli, saldate i cavi direttamente sulla scheda perché è la soluzione migliore. La Super D è una ricevente Express LRS 2.4 GHz True Diversity, cioè con due riceventi integrate nello stesso PCB. Questo significa che entrambe le antenne ricevono i dati alla stessa frequenza e viene utilizzata l'antenna che riceve per prima i dati corretti. La ricevente Super D dà il meglio di sé quando viene abbinata al modulo Super G, perché ci dà la possibilità di attivare la modalità Gemini. Tuttavia, anche se usiamo un modulo a singola antenna, abbiamo lo stesso benefici di una doppia ricevente integrata. A questo punto passiamo all'aggiornamento firmware. Prima però dobbiamo collegarla al Flight Controller e configurarla su Betaflight. In questo modo l'Express LRS Configurator potrà individuare la ricevente e procedere con l'aggiornamento.
Ok, come vedete ho già saldato i fili nella Super D, per convenzione usiamo nero e rosso per GND alimentazione e giallo e bianco per RX e TX. Per quanto riguarda i collegamenti sul flight controller, la ricevente andrà saldata su una wart libera completa di RX e TX. Come sempre TX ed RX vanno saldati invertiti tra loro, quindi saldiamo l'RX della ricevente sul TX del flight controller e il TX della ricevente sull'RX del flight controller. Dopo aver fatto i collegamenti passiamo a Betaflight. La prima cosa da fare è andare in port e attivare Serial RX nella wart che abbiamo usato per i collegamenti, nel mio caso è la 1. Dopo passiamo nel tab ricevente e in receiver selezioniamo Serial via wart. Nel menu a tendina sotto CRSF. Per il momento su Betaflight abbiamo finito, il resto delle configurazioni andranno fatte dopo. Ok, adesso siamo pronti per aggiornare la ricevente, quindi avviamo di nuovo l'Express LRS Configurator. Rieccoci nel configuratore, come sempre scegliamo l'ultima versione disponibile. Come target BetFPV 2.4 GHz. Questa volta però in device scegliamo BetFPV Super D 2.4 GHz RX. Come metodo per il flash selezioniamo Betaflight Passthrough. Le opzioni le lasciamo tutte come sono e come password mettiamo la stessa che abbiamo usato per il modulo. Il configuratore mantiene in memoria l'ultima utilizzata. Per finire clicchiamo Flash. Perfetto, la ricevente è aggiornata e visto che abbiamo usato la stessa password del modulo, il bind avverrà in modo automatico appena il modello verrà alimentato. Adesso copiamo il Lua che abbiamo scaricato prima all'interno della microSD della radio. Qui sulla sinistra ho la cartella download del mio PC, mentre sulla destra ho la microSD. Quindi apro la cartella Scripts, poi la cartella Tools. A questo punto non mi rimane che trascinare il Lua script all'interno della cartella Tools. Qui ho finito, posso fare rimozione sicura dell'hardware e inserire nuovamente la microSD nella radio. Passiamo alla configurazione del radiocomando, premiamo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Andiamo su External RF e scegliamo CRSF. Poi facciamo indietro. Ora passiamo alla configurazione del modulo, premiamo a lungo il tasto menu e clicchiamo su Express LRS. Qui possiamo scegliere il packet rate tra tutti quelli disponibili che abbiamo visto all'inizio. Personalmente vi consiglio di usare 250 Hz perché è un buon compromesso tra portata e latenza e che va bene un po' per tutti gli utilizzi. Sul rapporto telemetria lasciate standard, vi darà in automatico il rapporto bilanciato in base al refresh che avete scelto. Switch mode lasciate hybrid. Antenna mode possiamo scegliere tra Gemini, Ant1, Ant2 o Switch. Su questo, che è poi il punto più importante per quanto riguarda il modulo, ci ritorneremo più avanti. Per il momento ricordatevi che quando dovrete scegliere l'impostazione che farà meglio per voi, dovrete cambiarla da qui. Model match, se usate solo droni FPV potete lasciarlo pure in off. Se invece in aggiunta usate anche la FIS o aerei, potrebbe tornarvi utile lasciarlo in on. Qui possiamo cambiare la potenza del modulo. Per quanto riguarda la potenza, a mio parere non ha troppo senso salire sopra i 250 mW, anche perché sopra il consumo della batteria inizia a farsi sentire. Se volete fare long range, il mio suggerimento è lasciare 250 mW e abbassare il refresh a 50 Hz. Se poi avete ancora bisogno di più range, potete aumentare i mW, ma qui stiamo già parlando di parecchi chilometri. Per quanto riguarda la potenza dinamica vi consiglio di lasciarla in off, a meno che non stiate appunto facendo long range in campo aperto. Se prevedete di incontrare ostacoli tra voi e il modello è più sicuro lasciarla fissa. Scorrendo ancora verso il basso abbiamo l'opzione Other Device. Questa viene visualizzata solo se avete la ricevente alimentata e bindata al modulo. Se state usando una ricevente a singola antenna potete anche ignorare questa sezione lasciando tutto così com'è. Se invece avete una ricevente diversity come la Super D, è utile per attivare il sistema Gemini selezionando la relativa opzione.
Mi raccomando, scegliete Gemini solo se avete attivato Gemini anche nel modulo. Per tutti gli altri casi, compreso l'utilizzo di un modulo a singola antenna, dovete lasciare Diversity. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Qui cercheremo di capire meglio il funzionamento del sistema Gemini e in quali casi sia da preferire questo modulo rispetto ad altri. Per farlo ci aiutiamo con questo schema che ci propone BetFPV, che rappresenta bene i vari casi che possiamo incontrare. Per quanto riguarda le riceventi, possiamo avere quelle a singola antenna o quelle a doppia antenna. Tra le riceventi a doppia antenna abbiamo le Fake Diversity, che hanno due antenne ma una sola ricevente. Poi ci sono le True Diversity, che hanno due antenne che fanno a capo due riceventi in una, come la BetFPV Super D che abbiamo visto in questo video. Queste riceventi possono essere usate anche in modalità Gemini, mentre le riceventi a singola antenna o le Fake Diversity non hanno in alcun modo la possibilità di usare questa modalità. Come possiamo notare, la modalità Gemini è quella che rende il segnale più immune dalle interferenze, questo perché i due moduli trasmettono due segnali diversi con uno scarto di 40 MHz. Allo stesso tempo la ricevente riceve ed elabora contemporaneamente entrambi i segnali in arrivo. Avere due segnali diversi sempre attivi ci dà la garanzia che il sistema scelga sempre quello che ha minori disturbi. In questo modo il collegamento radio ricevente avrà il segnale più solido possibile, in quanto sceglie sempre quello che riceve meglio i dati. Queste caratteristiche rendono il sistema Gemini particolarmente indicato negli ambienti dove effettivamente ci siano parecchie interferenze, come ad esempio i contesti urbani che sono ricchi di dispositivi Wi-Fi che utilizzano la banda 2.4 GHz. Un altro scenario interessante può essere quello racing, dove avere sempre la massima consistenza dei pacchetti garantisce la minor latenza abbinata ai refresh particolarmente alti che si usano di solito nelle gare FPV. Per gli altri scenari invece, il modulo Gemini sì continua a dare dei benefici, ma questi non sono poi così tanto marcati rispetto ad un sistema fatto di singole antenne. Dobbiamo considerare infatti che ExpressLRS è già di base un sistema parecchio solido e la modulazione LoRa si è dimostrata particolarmente immune alle interferenze varie. Per chi comunque volesse a prescindere il sistema più sicuro anche se non ce ne fosse una reale esigenza, il modulo Gemini per le sue caratteristiche è la scelta migliore attualmente in commercio. L'unica cosa da considerare è che magari avere due moduli sempre attivi può aumentare i consumi e scaricare più velocemente le batterie della radio. A tal proposito potete sempre usare l'alimentazione esterna, questo se per voi non è un problema avere pesi aggiuntivi nella radio. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.